per la serie YouTube Verità, sempre io, sempre qui, sempre la stessa maglietta. Ho cambiato gli orecchini, prendete questa cosa, sempre la solita macchia di gesso dei bambini che giocano con i dinosauri. Qui vedete una motta di oggetti riportati dal forte, perché restano ancora gli acquisti del Fidenza Village. Storicamente, tornando da Forte dei Marmi, ci fermiamo a Fidenza Village a fare qualche acquisto. In particolare ci sono un paio di boutique, perché lì si chiamano boutique, dove vado sempre. Trovo sempre ottimi prezzi, soprattutto nei periodi dei saldi. Tenete presente che io compro all'outlet con lo sconto sul prezzo outlet, e quindi in genere prendo bene per quello. E poi ci sono dei negozi che io faccio fatica a trovare a Verona e quindi prendo anche a prezzo pieno, tipo Caleffi. Caleffi è uno dei pochi che fa le lenzuola con gli angoli per i letti extra lunghi. Queste sono 2,10 m di lenzuola con gli angoli. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, questo lo prendo a prezzo normale perché non va in saldo, non so se ha una riduzione rispetto al prezzo del negozio per essere in outlet. Comunque io mi trovo benissimo. Era un paio di almeno 2 anni, forse 3, che non compravo più lenzuola con gli angoli, proprio perché durano moltissimo, ma uno si è proprio strappato a forza di lavarlo. E l'ho preso azzurro perché forse avete visto nell'altro video che avevo preso, che ho fatto bene a non mettere via tutto, ci assomigliano, sono in azzurro anche queste federe, e quindi ho pensato, siccome li ho tutti bianchi o beige, ho detto vabbè, lo prendiamo azzurro, una botta di vita. E poi, siccome Dorotea è passata al letto grande, al letto dei grandi, mi servivano un set di lenzuola. Questo è lenzuolo con gli angoli, lenzuolo e federa. E il prezzo lo vedete lì, era in negozio prezzato 62 euro, in prezzo outlet 40,30 euro, avevo un ulteriore sconto, l'ho pagato 28,20 euro, che per un set completo mi sembrava un buon prezzo. Altro posto dove andiamo sempre è Oloral Floren. Mi piace moltissimo la selezione per in genere mi piace moltissimo la selezione per bambini. Quest'anno ho trovato i prezzi un po' più cari, nel senso che quando Gregorio era piccolo io andavo, Gregorio ha sempre avuto almeno 3 o 4 polo per ogni stagione, perché le pagavo sui 10-12 euro. Adesso chiaramente veste una taglia grande, però secondo me i prezzi sono aumentati, cioè le felpe stanno ancora a 60 euro, già scontate sul prezzo outlet, cioè già scontate dal prezzo outlet. Considerando che Gregorio va a scuola e ogni tanto si dimentica la felpa a scuola, ecco, come dire, magari la trovo su Vinted e la prendo, che se la perde è lo stesso. Mentre invece gli ho preso questa t-shirt, questa in negozio era 49 euro, prezzo outlet 34 euro, l'ho pagata 25, mi sembrava che potesse andare, ho pagata 25 o meno, 25 l'ho pagata. E poi sua sorella, con una riga però un po' diversa, che questa, ecco perché mi ricordavo diverso, perché questa era a 25, questa invece era a 15. Sono diverse. E poi ho preso una polo, perché a me piacciono moltissimo, ma sono un po' come le camicie, cioè ci devo discutere ogni volta che gliela devo far mettere. Mi piaceva tanto, la trovavo molto carina, e questa... prezzo di negozio retail 89, outlet 62, pagata 25, ritengo di averla presa a un buon prezzo. E quindi da bambina, o meglio da bambina che andasse bene in taglia Dorotea, ma che fosse anche cose che potrei metterle, che avrebbe messo, non abbiamo trovato niente, perché mia figlia è più una tipa e più una bimba Monna Lisa. Allora, ho dovuto fare le mie per non prenderle i vestiti, cioè lei andrebbe vestita tipo castello delle cerimonie tutti i giorni, pizzi, tulle, strass, cose. Abbiamo trovato una mezza via, allora abbiamo preso questo, che io trovo molto carino, con la mezza manichina, ha la sua galetta, ha delle belle margheritone,
Mamma Lisa, sono totalmente fuori di balestra. Questo vestito costava 135 euro. In outlet veniva venduto a 88 euro. Era poi scontato a 53 euro e poi ci hanno tolto ancora il 30% perché ho preso tre pezzi. Siamo seri. Questo è piaciuto moltissimo a me, lei mi è venuta dietro, ammetto. Questo è 100% cotone, ah, tutto 100% cotone, neanche a dirlo. Scusate, che cos'è questo kimonino? No, ma è delizioso. È delizioso, con tutta la passamaneria sul bordo, non ha bottoni. Morbido, comodo, aperto, proprio da portare come casacchina. Veniva apprezzato 98 euro, in outlet 64, poi 38 e poi il 30 di nuovo, perché abbiamo preso appunto tutto quanto, cioè tutto quanto, tre pezzi. E poi mi servivano degli ciclisti piccolini, perché sotto i vestiti non mi piace che lei abbia solo la mutandina, perché comunque in realtà c'è ancora 4 anni, è piccina, e quindi non mi piace che cioè quando si siede in giro magari rimane solo con la mutandina, non mi piace, preferisco che abbia sotto dei pantaloncini. Lei ha sempre usato i copripannolino, i culottine, però chiaramente la sua taglia non le fanno più, visto che non porta più il pannolino. Ho preso questi, li ho presi grandi, sono 8 anni, a parte che 8 anni, vabbè, perché anche con la commessa guardavamo, sennò poi le sta stretto in vita, io voglio una cosa comoda. Tanto se anche fosse lungo che sporge da sotto il vestito, è lo stesso. Li ho fatti scegliere a lei, poteva scegliere questi. Tutti neri con la bardatura fucsia della Ferragni, tutti bianchi con la bardatura fucsia della Ferragni, ho scelto questi, è andata anche abbastanza bene. Costavano 59 euro, prezzati poi 38,50, scontati poi a 27, riscontati del 30. E quindi questo. Poi, passando in giro per l'outlet, siamo passati davanti a Kids Around, perché cercavo una felpa con zip. L'ho cercata per Gregorio un po' dappertutto e vi giuro non sono riuscita a trovarla, nel senso che probabilmente neanche da Nike, Adidas avevano tutte le collezioni estive, forse arriveranno poi con la collezione invernale queste felpe con la zip, non le abbiamo trovate. Però a un certo punto Dorotea mi ha chiamata da un'arella dove sembrava che fosse esploso l'armadio di Barbie, cioè questo, per farvi capire, questo era il mood. E c'erano vestiti, c'era di tutto. Abbiamo trovato un compromesso con questa gonna che effettivamente è molto simpatica. Questa gonna di Billy Blush, che costava 55 euro, poi era stata scontata a 36,50 euro, io l'ho pagata 20. Questa è una 12 anni, allora signori dobbiamo metterci d'accordo. Allora, per Dorotea è palesemente grande, nel senso lei se l'è presa perché non c'era più piccola, l'avrei presa una 10, una 8, ma c'era soltanto la, di questa che voleva lei, così c'era soltanto la 12. Ma Dorotea, che ha 4 anni, è molto grande per avere 4 anni, ma sempre 4 anni, va, cioè l'elastico sta comodo a Dorotea. Ora, vabbè. Chiaramente le arriva sotto il ginocchio, cioè le fa da gonna un po' lunga, ci crescerà dentro. La voleva, ma dovevate vedere come la voleva lei questa cosa. Questa cosa proprio, cioè, è andata in giro col sacchetto poi per tutto il resto della giornata. D'altronde chi sono io per insegnare a mia figlia la morigeratezza quando entro da Pinco ed esco con questo. Ah, è un abitino Charleston corto, dietro è liscio, ha la schiena semi scoperta, con queste paillette rettangolari lunghe cucite. Chi sono io per spiegare a mia figlia la morigeratezza? Nessuno. Verde Prato, Annalisa Dress, non so più quanto costasse originariamente, io l'ho pagato 130 euro scontato sul prezzo outlet. E ho visto che gli stava arrivando anche della roba in nero, sempre pagliettata. Scusate, ma direi di no. Eccolo qui. 130 euro, però non c'è il prezzo originale. Vabbè. E poi che ho preso? Poi l'altra tappa che faccio sempre, vi dicevo, è Ralph Lauren. Io per il lavoro ho la divisa, che sono questi abiti di Ralph Lauren della linea Lauren, in tessuto sintetico in realtà, che però veste molto bene.
ha sempre, sono sempre morbidi, ha sempre, viene sempre ripreso sui fianchi, sulla pancia, quindi è leggermente diverso questo rispetto a quelli che uso di solito, che sono fatti più a tubino. Questo è un pochino più cocktail, un pochino più ampia la gonna, però la struttura è la stessa, è un abito con una zip dietro, ripreso sul punto vita in modo da non fasciare, da non segnare, e in questo caso ha la gonna larga. Questo l'ho pagato, questo costava 269 euro, prezzo outlet 188 euro e io l'ho pagato 90 euro, più o meno nel range di quelli che prendo sempre, quindi abbastanza soddisfatta. E ho preso una taglia 8, io di Ralph Lauren vesto la 6 e la 8 a seconda, però siccome aveva la zip non l'ho provato. L'ho provato, ho un po' paura, ma non avevo, c'avevo i bambini che erano stufi. Al Fidenza Village ci hanno regalato anche una shopper, perché ho strisciato, c'è una app con un QR code che vi fa guadagnare dei punti, più soldi spendete più punti guadagnate. A un certo punto, dopo la prima volta che passavo il codice, mi hanno detto che potevo andare a ritirare la mia bag gratuita. Servono sempre, io li uso anche in valigia. Poi Mister Marito, che non si dica che viene trascurato, gli abbiamo preso una polo da Tommy Hilfiger. Sai che non mi dispiace, più la guardo e più mi piace, carina. Questa veniva dunque 89 euro, poi il prezzo outlet 62,90, noi l'abbiamo pagata 44 euro e 3 centesimi. Cotone 100%, buona vestibilità. Ultimo acquisto all'outlet, ha aperto il punto vendita Rituals. Tra l'altro il ragazzo alla cassa mi diceva che ha aperto anche a Verona, io non lo sapevo, se non ho capito male alla Digeo, perché mi ha detto nel centro commerciale grande che avete a Verona, quindi penso che sia la Digeo. Chiaramente questo è l'outlet, a Verona ha aperto la boutique, mi ha detto, non il negozio, la boutique. Allora ho preso, a me questi li regala sempre la mia amica Fede dalla Svezia, perché qua in Italia facevo fatica a trovarli, a Verona. Ho preso questi, che sono i saponi mani, hand wash, li ho pagati 3,60 euro l'uno. Sì, ho preso Indian Rose e Sweet Almond Oil e Sacred Lotus e Jujube. Benissimo, qua le mani. Poi ho comprato questo, eccolo, che costava 5,14 euro. Può essere? Sì, dai, 5,14 euro. Sì, direi 5,14 euro, che è un kit per le mani, crema mani e gel igienizzante. E poi questa, 7,94 euro meno, no, sì, no, non mi ricordo più. Non trovo più i prezzi, perché poi ci sono gli sconti, le percentuali, l'IVA, perché si può fare lo scorporo dell'IVA. Comunque considerate che ho pagato 33 euro di tutta sta roba. Ho preso il crema idratante corpo, acido ialuronico e shea butter. Ah, è chiuso. Okay. Buonissimo, l'avevo provato lì. Buona. E poi ho preso lo shampoo Argan Oil e Shikakai, sì, 250 ml. E poi ho preso lo shower cream, vitamina E e olio di mandorle dolci, 250 ml. 1, 2, questo e questo qua, 33 euro per 6 pezzi. Dai, ho preso bene, contento, ho preso bene. Ho preso molto bene. La Fede tra l'altro mi ha regalato l'olio corpo con i glitter dorati, che è pazzesco.
pazzesco, ma non ce l'avevano, era finito, se no l'avrei preso. Vi faccio vedere, visto che siamo qui, anche l'unico acquisto saldi che ho fatto. Ho fatto un ordine da H&M direttamente dal mare, che è arrivato qua a casa. Guardiamo insieme perché non l'avevo ancora aperto. Sono due cose per i bambini, calze degli Avengers. Boh, non ci sono neanche più i prezzi, ma vabbè, c'era il 60%. Eccoli qua i prezzi, forse. Sì, calze degli Avengers, 5 euro. 4,99 euro, scusa. E 4,99 euro anche questo, che scusate, ma era troppo carino. Io, Dorotea, pazza per gli amici, per gli orsetti del cuore. Guardiamo anche i cartoni. Poi sono chiaramente sul rosa, sul viola, quindi vabbè. E sempre perché pazze per gli amici per gli orsetti del cuore, 24,99 euro meno 17 euro. Fatevi voi i conti. Scusate! Con l'elastico in vita, comodi, perché mia figlia ha sempre 4 anni. Questi sono un 8 anni, credo. Ah no, sono un 6. 6,7, 122 centimetri per l'inverno. Scusate! Chi sono io per insegnare a mia figlia la morigeratezza, stavamo dicendo. Sono troppo belli. C'erano anche gli shorts, ma non li ho presi perché c'è troppo, è troppa roba. Già così direi che ci siamo. Bene, ora vado a smantellare questo campo di battaglia, perché campo di battaglia decisamente. Fatemi sapere cosa avete recuperato voi coi saldi. Io non ho preso altro coi saldi, considerando il video di un'ora che avete visto settimana scorsa, più questo, direi che siamo a posto. Però quest'anno, soprattutto per i bambini, mi sono fermata un attimino, anche perché loro iniziano ad avere le taglie fisse. Nel senso che adesso Gregorio è già un paio d'anni, un anno che veste la stessa taglia, Dorotea adesso anche si è un po' rallentata, e quindi sto cercando di preferire un pochino delle cose che durino un po' di più, visto che riescono a sfruttarle e non mi scappano più via dal giorno alla notte, ecco. E quindi ho preso quei due shorts che avete visto, da per esempio per Dorotea, da Petit Bateau, due leggings belli di Happiness. Poi ci sta queste cose qua, tirare, adesso spenderò 7 euro di jeans e 4 euro di vestito, che sono quelle cose un po' pazze. Beh, scusatemi, voglio soltanto ricordarvi questo. Vado a smantellare tutto, mamma mia che incubo. Ci vediamo presto, ciao.